Il Pomigliano deve vincerle quasi tutte per sperare nella salvezza o almeno evitare la retrocessione diretta. Un buon momento di forma il team di Panico. Arriva il Cus Caserta che invece sembra aver perso un po' di smalto, risucchiato nella zona play-out, subito una chance di pallone davanti al portiere, poi il palo colpito da Daniello. Ancora un salvataggio miracoloso di Avallone sulla linea dopo la conclusione ravvicinata di Daniello. Avallone pericoloso qui, calcio alto sopra la traversa, poi arriva il gol del Pomigliano all'ottavo. Miranda segna dopo uno scambio con Parlato. L'1-0 per i padroni di casa. Al dodicesimo la traversa colpita da Cozzone con questa conclusione mancina, poi parata di Chiave su conclusione da fuori di Palumbo e il gol del pareggio del Caserta sugli sviluppi del calcio d'angolo al 15° e 50 secondi. Daniello segna così la rete dell'1-1. Al 18° la parata ancora di Chiave in angolo su gran tiro da fuori di Ventimiglia, poi arriva il gol del Cus Caserta ancora con Daniello che segna sugli sviluppi del calcio d'angolo, direzione decisiva di Miranda che spiazza Chiave 1-2. Al 21° ripartenza ancora del Cus Caserta, della Corte si divora un gol davanti a Chiave, prima colpisce il palo e poi sul tapine si fa anticipare da Chiave commettendo anche fallo. Al 27° colpo di tacco di Miranda di poco al lato, poi fallo di mano di Giordano in area di rigore secondo il direttore di gara, e arriva con l'ammonizione di Giordano anche il gol di Cozzone che realizza così la rete del 2-2. Le squadre vanno a riposo con questo punteggio nella ripresa. Attenzione, subito l'ammonizione su Ventimiglia con Cozzone lasciato a rete e il gol proprio di Cozzone su calcio di punizione per il vantaggio del Pomigliano. Qui ancora la ripartenza con il palo colpito da Cozzone a colpo sicuro, occasione gol al 13° di La Montagna dopo la triangolazione con Avallone. Il Pomigliano cerca di chiudere il match. Centore salva di piede su Miranda dopo un costo costa solitario, la parata dell'estremo difensore casertano. Al 25° Cozzone servito da Parlato si divora ancora un gol tutto solo davanti all'estremo difensore avversario. Tentativo di Daniello sventato in angolo da Chiave per il Cus Caserta che vuole restare in partita con la bella parata dell'estremo difensore locale, e poi al 29° il fallo di Giordano con le mani secondo il direttore di gara. Lo vediamo anche al rallentatore, il braccio è largo, da queste immagini non si capisce bene se petto o mani, sembra esserci il fallo di mano, secondo cartellino giallo ed espulsione per Giordano che lascia la partita. Il tiro libero realizzato da Parlato vale il 4-2 per il Pomigliano, un punteggio che sembra rassicurante, ma il Cus Caserta schiera il portiere in movimento e segna con Ventimiglia la rete del 4-3. Non c'è il tempo però per recuperare la partita, il Pomigliano si aggiudica questa sfida fondamentale per la salvezza. Un po' di tensione nel finale, il Cus Caserta sicuramente deve rivedere tante cose.